nel suo bellissimo libro Proprietari di sé della natura, edito dalla Liberi Libri di Macerata, l'autore, Novello Papafava, risponde anche alla classica domanda, se non ci fosse lo Stato, chi costruirebbe le strade? Papafava analizza la situazione negli Stati Uniti, che hanno una importante tradizione di liberalismo nella loro storia, e infatti, negli Stati Uniti ci sono molte autostrade private. Nell'Ottocento esistevano più di 2000 imprese di strade a pedaggio che stimolavano in maniera decisiva lo sviluppo commerciale e la colonizzazione di intere aree del nuovo continente. Nella sola Pennsylvania, ad esempio, erano operative 2400 miglia di autostrade private a pedaggio, tra loro armonicamente interconnesse. Oggi è difficile immaginare un sistema di autostrade privato, perché nel XX secolo gli stati ne hanno progressivamente incorporata la maggior parte, ma vi sono ancora eccezioni. In California, per esempio, c'è questa nuova autostrada, costruita e gestita senza un dollaro di fondi statali o federali. È stata costruita da una ditta privata in risposta alla frustrazione degli automobilisti per l'ammontare del traffico sul percorso principale. Anche in Texas, un gruppo di 113 società ha finanziato e costruito un'ampia porzione del network stradale. Anche la città di St. Louis, nel Missouri, dispone fin dalla metà dell'Ottocento di un esteso sistema di strade private, perfettamente collegate con le altre strade della città. Il traffico è ridotto, vi è maggiore pulizia, il valore delle case è superiore a quello delle corrispondenti abitazioni affacciate sulle strade pubbliche. Come scrive lo studioso libertario Piero Vernaglione nel suo bel saggio L'anarcocapitalismo, a livello popolare si pensa che lo Stato sia necessario, dato che si confonde l'esistenza dello Stato, che non è necessaria, con il carattere indispensabile di molti dei servizi e delle risorse che attualmente e malamente lo Stato offre a titolo esclusivo, quasi sempre con il pretesto del loro carattere pubblico. Gli esseri umani osservano che attualmente le strade e gli ospedali, le scuole, l'ordine pubblico, eccetera, eccetera, sono forniti in gran misura dallo Stato. E dato che sono servizi molto necessari, concludono che anche lo Stato è indispensabile. Non si rendono conto del fatto che le risorse citate possono essere prodotte con una qualità molto maggiore, in modo più efficiente, conveniente e conformemente alle necessità cambianti e differenti di ogni persona, attraverso l'ordine spontaneo del mercato, della creatività imprenditoriale e della proprietà privata.